A colloquio con il presidente Roberto Cava, ne ho insediato in Alex Sala a luglio di quest'anno. Buongiorno presidente. Buongiorno. Ci racconta quali sono le politiche che metterà in atto dal punto di vista della promozione turistica del suo territorio? Ci sono vari atu che questa provincia può giocarsi. Il primo fondamentale è quello di vedere di riuscire a lavorare tutti insieme, perché questa è una provincia fatta di diversi centri zona molto importanti, ma anche molto autonomi. Io non voglio assolutamente ledere l'autonomia di nessuno, ma sarebbe bello se ciascuno potesse far valere le proprie peculiarità in un discorso complessivo. Questa è la premessa, perché noi abbiamo dei paesaggi che sono paesaggi belli e sono diversi da zona a zona. Passiamo dalle colline ordinate dei vigneti alle colline più selvagge, alle Appennini. Abbiamo un'offerta turistica, un'offerta culturale importante, con musei, con pievi, con chiese. Abbiamo un'offerta sportiva, ugualmente significativa in questa zona, in modo particolare con i percorsi. Abbiamo l'offerta enogastronomica, che è certamente il fiore all'occhiello, e soprattutto da parte delle cantine c'è stato uno sforzo importante per diventare non solo luoghi dove si vende, ed è giusto che sia così, il vino, ma dove si promuove il territorio, dove si fanno conoscere ai turisti e agli acquirenti le bellezze di un territorio che secondo me non ha nulla da invidiare a nessuno, ha però da lavorare, e questo è l'altro impegno, per farsi conoscere, per sviluppare al massimo le proprie potenzialità attraverso una comunicazione sempre più ficcante, sempre più intensa verso dei consumatori che apprezzano il cosiddetto turismo lento, apprezzano il turismo del benessere. E oggi siamo ad Acque Terme, dove il benessere si coniuga con termalismo e potrebbe essere veramente un elemento di grande forza per lo sviluppo del nostro territorio. Grazie Presidente. Ultima domanda, quanto pesa per voi il mercato italiano e quanto vi rivolgerete al mercato straniero? In questa fase ci stiamo rivolgendo molto al mercato italiano, perché in passato c'era stata un'azione forte che aveva portato anche risultati significativi verso il mercato cinese, ma mi pare che in questo periodo non sia una ipotesi percorribile. Quindi il nostro è un messaggio che va verso il mercato italiano, anche quello di prossimità, perché siamo a pochi minuti di macchina da centri importanti, da molto popolati, Milano, Torino, tanto per fare un piccolo esempio, ma anche verso il turista straniero più vicino, francesi, svizzeri. Da parte degli svizzeri c'è una frequenza abbastanza importante da queste parti, tedeschi, sono turisti che sono ritornati, soprattutto in estate, da queste parti. Quindi noi dobbiamo sicuramente intensificare una comunicazione che, ripeto, valga sia per il turismo domestico che per il turismo straniero, ma di prossimità. Grazie Presidente, Grazie a lei. buongiorno.